Ora dico questo: chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente. Chi semina abbondantemente, mieterà altresì abbondantemente. Seconda Corinzi, capitolo 9, versetto 6. Seminare per raccogliere. Dio ci fa comprendere attraverso espressioni della Sua parola verità fondamentali per la nostra vita. Ora, non è necessario essere cristiani per comprendere determinate verità. La parola di Dio è indirizzata a tutti gli uomini. Ci sono delle argomentazioni che valgono per tutti e per ogni situazione. Troppo spesso consideriamo la nostra vita terrena come se fosse eterna. Ci comportiamo come se non dovessimo lasciare mai le cose che ci circondano, affannandoci oltre misura, lottando contro l'ineluttabile realtà che un giorno dovremo lasciarle. Troppe volte diventiamo egoisti e non concediamo agli altri la possibilità di usufruire dei beni che Dio ha dato a ciascuno di noi. Insomma, ci comportiamo con avarizia nei confronti di chi ci sta attorno. Il consiglio che oggi ci dispensa il Signore è quello di seminare abbondantemente, ricordando che Dio stesso è l'agricoltore, colui che sa che non tutti i semi andranno a maturazione e porteranno frutto. Non aspettiamoci ricompensa per tutto quello che facciamo, ma facciamolo con tutto il cuore. Fai del bene e non ti scoraggiare, perché qualcun altro lo ha già fatto per te.